Benvenuti a Klaus Condicio, abbiamo un graditissimo ritorno, l'onorevole Carolina Lussana della Lega Nord. Buongiorno onorevole. Buongiorno Klaus e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Buongiorno onorevole. Allora onorevole, le rubiamo qualche minuto su un tema su cui voi siete stati, devo dire, protagonisti, il tema della trasparenza, della correttezza, di far sapere alla gente quanto la gente guadagna. Diciamo che c'è stata la proposta Brunetta, poi la proposta Calderoli sulla trasparenza dei compensi dei conduttori TV di Stato, che è stata abbastanza ben accolta, però non è stata ancora attuata, diciamo, la pubblicazione nei siti. E ovviamente su questo c'è stato un forte dibattito, però vediamo che zoppica, cioè non è ancora attuata nonostante le vostre sollecitazioni, ma anche di Brunetta. E non potrebbe, allora, secondo un sondaggio che abbiamo lanciato noi, è corretta la vostra proposta? Cioè sono favorevoli il 70% degli italiani sui conduttori, però onorevole, ne abbiamo lanciato anche uno che dice: sareste favorevoli che scorressero anche gli stipendi non solo dei conduttori ma anche dei politici, visto che sono già pubblici? E anche lì abbiamo un 65% favorevole. Cosa ne pensa? Ma anch'io sono assolutamente d'accordo, anche perché appunto quello che sono i compensi dell'attività di parlamentare è già noto, è già possibile, se i cittadini vogliono conoscere quanto guadagniamo lo possono fare tranquillamente, quindi mi sembra corretto anche per coloro che magari non hanno dimestichezza di internet o di altri strumenti informatici, quando assistono a un talk show vedere scorrere nei titoli di coda sia il compenso del conduttore sia il compenso di tutti i partecipanti. Ecco, io lo dico per par condicio, a questo punto sarebbe bene che comparissero anche i compensi di eventuali altri ospiti. In genere nei talk show politici non ci sono solo chiaramente i rappresentanti del Parlamento, ma ci sono anche dei giornalisti, ci possono essere certo, degli attori, degli imprenditori, diciamo. Certo. Però, ok, accogliamo assolutamente questa sua osservazione che dice par condicio, però la differenza tra lei e un conduttore e per esempio un attore o un banchiere è che lei è il conduttore, lei, insomma, lei è la classe politica e il conduttore siete pagati dallo Stato, mentre un privato è privato, quindi è diverso, se mi permette o no. Allora accetto questa sua osservazione e mi correggo. Allora facciamo comparire nei titoli di coda chiaramente il compenso dei conduttori, dei politici e di quei partecipanti che percepiscono un gettone di presenza. Non accade in tutto il talk show, non accade in tutte le trasmissioni televisive, ma dove l'ospitata viene retribuita, è giusto che i cittadini ne siano a conoscenza. Non ci avevo pensato, è vero che in alcuni talk, non in tutti, ha ragione, soprattutto in quelli dell'informazione non accade, salvo appunto ospiti che si fanno pagare di cronaca, è capitato, ha ragione l'onorevole, circolano dei compensi anche parecchio alti a volte. Infatti, quindi mi sembra giusto che il cittadino che guarda la TV, che paga anche il canone, sia al corrente di quanto le ospitate vengono retribuite. Senta, le modalità le lasciamo, una volta stabilito le regole generali che lei condivide così, in questi termini, le modalità le lasciamo stabilire a chi fa i programmi, può essere un titolo di coda, può essere un sottopancia, può essere un pannello che scorre, cioè quelle sono modalità che non cambiano la sostanza, è corretto? Questo sicuramente, questo poi verrà scelto da chi si occupa della trasmissione del programma. L'importante è che sia chiaro e che appunto un cittadino che vuole conoscere, che magari non ha altri strumenti per farlo, ne possa essere messo a conoscenza. Senza che questo violi la privacy di nessuno, appunto, anche perché si tratta di personaggi appunto che vengono retribuiti dallo Stato, ma voi li rendete pubblici, il Parlamento li rende pubblico puntualmente, quindi escono su tutti i giornali, quindi, e non siete voi della Lega tra quelli che guadagnate di più assolutamente. Senta, per chiudere l'intervista, ci avviciniamo all'autunno e ci aspetta un autunno abbastanza, insomma, importante, un autunno
caldo, eccetera. E voi siete sulla linea, siete stati su una linea ovviamente chiara e trasparente, cioè se le cose poi non vanno, dare voce al popolo, dare voce al voto. I sondaggi vi danno molto molto alto, ho visto un ultimo del quotidiano La Stampa, quindi non di un quotidiano leghista, addirittura al 14%. Conferma consensi alti? Ma sicuramente per noi che viviamo molto il territorio sentiamo che c'è affezione della gente e che la gente probabilmente ci premierebbe per il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo, dove abbiamo cercato di rimanere lontani dalle polemiche, dai gossip, e abbiamo cercato invece di occuparci di cose concrete, di risolvere i problemi concreti dei cittadini. Fortissimo l'impegno per le grandi riforme, dal federalismo fiscale che è indispensabile per il Nord, ma che aiuterà anche il sud del paese, la lotta per il contrasto dell'immigrazione clandestina, la lotta alla mafia, alla criminalità organizzata, per l'affermazione della legalità, quindi tutti i temi che i cittadini sentono molto vicini a loro. Noi non abbiamo voglia di tornare alle urne, io penso che i cittadini non sarebbero contenti di essere chiamati nuovamente a esprimersi con il voto, però siamo anche molto chiari nel dire non ci piace magari che qualcuno all'interno del palazzo faccia dei pasticci oppure provi a creare delle maggioranze alternative. Se la maggioranza scelta dai cittadini non dovesse avere numeri per andare avanti, perché magari qualcuno non rimane fedele al programma, a quel punto per noi l'unica soluzione possibile è quella di ridare la parola al popolo. Senta, lei ha sposato un calabrese, vabbè, dov'è la notizia? Infatti non c'è. Però una considerazione sulla Calabria, che adesso sta facendo dei provvedimenti importanti come quello sulla sanità, che i tagli che sono stati annunciati dal Presidente, tagli coraggiosi, perché un conto fare tagli in Lombardia, che comunque ci vuole anche di coraggio, ma un coraggio politico, un conto farli in Calabria, dove a volte si vanno a toccare degli interessi insomma vistosi. E che lei ci andrà ogni tanto, no? Cioè, che sensazione ha di quella regione? Guardi, io non conosco la realtà calabrese, ci posso andare qualche volta e quindi non conosco le strutture e i servizi dei cittadini calabresi, ne sento chiaramente parlare in casa, ne sento sui giornali. Io penso che il presidente Scopelliti e questa nuova maggioranza possa essere per un'opportunità per la Calabria, per rilanciare lo sviluppo e per essere una classe politica, speriamo, finalmente dalla parte dei cittadini e per risolvere i problemi concreti dei cittadini. Vede, io trovo assurdo che oggi molti calabresi debbano lasciare la Calabria per venirsi a curare in Lombardia, perché non ci sono strutture sanitarie adeguate. È un po' insomma come la pensa la Lega. Noi pensiamo che il grosso problema del paese sia sicuramente il sud. Noi vogliamo che al sud si crei sviluppo con delle politiche però che non siano più assistenzialiste e che non siano più delle politiche che magari erogano dei finanziamenti a pioggia che alla fine non servono a nessuno, ma che si applichi finalmente il principio della responsabilità. Per noi il federalismo fiscale, che vuol dire dare più potere agli amministratori locali, dare più potere ai presidenti di regione, vuol dire anche maggiore responsabilità, maggiore trasparenza, e speriamo che con il federalismo, visto che è previsto nei decreti di attuazione, quegli amministratori incapaci non possono più essere ricandidati. Senta, per chiudere, tornando al discorso degli stipendi, zoppica nonostante le vostre sollecitazioni la trasparenza in RAI, nel senso che non vediamo, ci sono anche stati consiglieri RAI che anche non la signora Bianchi Clerici ma altri, che hanno espresso perplessità sugli stipendi anche su internet. Alla fine, signora, forse qui sono un po' degammagogico, cioè la casta c'è anche in TV, la casta TV, cioè alla fine c'è chi, la Clerici, lei ha letto come me sui giornali 2 milioni di euro per fare la prova del cuoco, cioè forse anche hanno un po' di vergogna, alcuni, non tutti, a pubblicare gli stipendi, perché effettivamente sono molto molto alti, molto più alti dei vostri tra l'altro, dei suoi sicuramente. Guardi, io penso che sicuramente io sono
sono per premiare la professionalità e la meritocrazia, e capisco anche che in determinati programmi il valore aggiunto di un conduttore possa poi avere anche un valore di mercato e quindi possa essere retribuito. Certo, certi stipendi o certi compensi effettivamente appaiono anche a me piuttosto elevati, ma però non bisogna parlare male dei giornalisti e dei conduttori, se no poi dopo come politici veniamo massacrati. No, non volevo arrivare a questo, volevo dire c'è più in generale, per chiudere, c'è un freno a, magari non dovuto neanche ai conduttori, però un freno generale, perché magari qualcuno già, Santoro ha iniziato, insomma arriveranno altri, non c'è il minimo dubbio, però vedo che c'è lentezza rispetto alle vostre sollecitazioni e del ministro Brunetta. Cioè alla fine poi la casta forse non è solo politica, questo volevo dire. Questo sicuramente. Io penso comunque che anche quando si parla di compensi, che pur premiano la professionalità e la professionalità dei conduttori, si debba comunque avere il buon senso. E quindi anche qui certi eccessi forse iniziano a dare fastidio anche ai cittadini in un periodo di crisi economica dove insomma il sacrificio è bene che li facciano un po' tutti. In tutto sommato la cassa dei politici un esempio l'ha dato, perché lo stipendio era già stato ridotto, ma è stato ulteriormente ridotto. Ed è vero, scusi onorevole, lei è anche vicepresidente, quindi anche un'autorità, insomma è vero, è stato ma fatto. Ma no, un compenso aggiuntivo per questo. No, volevo dire, è vero, no? Ve lo siete sì, non era certo, un annuncio. Certo. No, quindi no, voi il passo l'avete fatto, mentre dall'altra parte le altre caste, insomma abbiamo visto anche la liquidazione di Profumo, vabbè sono privato, però le altre caste frenano di più, giusto, un po' di più. Pensiamo anche alla protesta che c'è stata dal mondo della magistratura, perché anche su di loro c'era stato appunto un blocco degli stipendi, quindi è chiaro che purtroppo quando ci toccano determinati argomenti è chiaro che ognuno si chiude a riccio a difesa delle proprie prerogative. Ma i politici devono dare per primi l'esempio, anche perché noi siamo eletti direttamente dai cittadini e quindi mi sembrava doveroso. Cosa si aspetta per chiudere, visto che sono stipendi pubblici, ricordiamo, parliamo della RAI, non delle reti private? Visto che sono soldi dei contribuenti, visto che è un auspicio, devo dire anche bipartisan, perché non è che la sinistra sia opposta assolutamente su questa cosa specifica, l'auspicio qual è, dottoressa? Che insomma entro breve poi alla fine questi stipendi pubblici ci siano, giusto? Intanto iniziamo a conoscere bene i compensi, perché voglio dire anche noi politici che non siamo magari nella commissione vigilanza RAI o comunque che non siamo nel consiglio di amministrazione della RAI non conosciamo bene l'entità di questi compensi, e poi faccio appello anche ai vertici dell'azienda a usare appunto il buon senso e a cercare di applicare anche con i conduttori un po' di rigore. Certo. Anche dal punto di vista economico. Certo, ultima cosa, se adesso lei andrà da Santoro, da Ballarò, da Bianca Berlinguer, da Lucia Annunziata, se mettono il suo compenso, quello dei conduttori e il suo, lei non dirà nulla, cioè sarà d'accordo, giusto? Lo ribadisco. Sì, io sono assolutamente d'accordo.